No, in Venezuela. 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 Deadly clashes at Venezuela's border. A la Venezuela consciente. Vamos a apostar por el bien de nuestro país. Venezuela. Questa qui è la cintura Orinoco, il cuore della riserva petrolifera venezuelana. Il Venezuela è il primo paese al mondo per quantità di riserve di petrolio. Qui il petrolio è il più economico al mondo. In euro un litro ammonta a circa 0,017 centesimi. In sostanza il governo in Venezuela paga la gente per guidare. La contraddizione è che oggi il Venezuela è senza benzina e quasi 30 milioni di cittadini sono costretti a spingere a mano le auto e a fare la fila, per ore, se non giorni, davanti alle stazioni di benzina. Ma di questo ne parleremo nei prossimi due video. Pur non avendo attraversato una guerra o una catastrofe naturale, il Venezuela da anni è dilaniato da una gravissima crisi umanitaria ed economica. Farmacie senza medicinali, supermercati vuoti, blackout costanti, carenza di acqua potabile, file di cittadini in attesa di ricevere dal governo una scatola di cibo al mese, uno stato senza legge, in mano ai clan del narcotraffico e uno dei peggiori casi di inflazione della storia, ad oggi al 6.500%, dove per avere un euro in tasca bisognerebbe possedere questa cifra di bolivar. Per fare un esempio, un litro di latte, circa 1,40 euro, a un venezuelano costerebbe 4.756.000 bolivar. Il Venezuela, oltre ad essere l'unica nazione con due presidenti, uno eletto, Maduro, e l'altro autoproclamatosi presidente ad interim, Guaidó, è anche l'unica nazione dove un dollaro può avere due valori differenti. Da anni il governo venezuelano distribuisce dollari a un cambio di favore di 6,3 bolivar per un dollaro, soltanto però a una ristretta classe di elite. Imprenditori, militari e grandi gruppi industriali. In tutti gli altri casi, per il resto della popolazione, c'è il mercato nero, fortemente contrastato dal governo centrale, dove nel 2016 un dollaro veniva scambiato a 1200 bolivar, con un aumento del 5600% annuale. Ma il Venezuela non è sempre stato così. Un tempo era un paese benestante, il gioiello del Sud America, si diceva. Com'è che si è arrivati a questo punto? Com'è che si è arrivati a tutto questo? Diciamo con un mix di tre fattori. La corruzione dei vari governi locali, tutti, dal primo all'ultimo, indipendentemente da che fossero socialisti o meno, e soprattutto la loro incapacità di gestire correttamente le risorse petrolifere. Il secondo fattore sono state le interferenze straniere, un esempio su tutti, le sanzioni americane, che per ragioni strategiche e politiche, che approfondiremo nei prossimi video, in questi anni sono servite soltanto ad una cosa: far morire di fame e malattie la popolazione. This will never happen to us. E infine il petrolio, benedizione e maledizione di questo paese. Da quando Chavez è salita al potere, la compagnia petrolifera statale ha incassato circa 1.000 miliardi di dollari dalle vendite del petrolio. Sono più di 13 volte le spese del piano Marshall. E ciò nonostante la nazione è ancora in rovina. Il paradosso è che fra tre secoli, quando la maggior parte del petrolio mondiale non ci sarà più, il Venezuela potrebbe essere ancora in grado di estrarre greggio. Il video di oggi è un esperimento. Per evitare di stringere troppo le cose in un singolo video, ho preferito dilatarlo in tre parti separate. Le ultime due saranno dedicate a Chavez e Maduro, ma la loro pubblicazione dipenderà principalmente dall'andamento di questo video, perché altrimenti mi risparmio la fatica e porto altro. Direi, ragazzi, a questo punto di partire con subito la morale della storia. In Venezuela abbiamo una lezione importantissima che ci insegna. Troppo denaro, se mal gestito, può essere addirittura più dannoso che non averne affatto. Negli anni 50 e 60, grazie al petrolio, il Venezuela figurava tra i 20 paesi più ricchi al mondo sulla base del reddito pro capite. Lo Stato forniva prestiti a basso costo, sussidi, numerosi posti di lavoro, servizi pubblici gratuiti e si assicurava che una moneta sopravvalutata, il bolivar, rendesse facilmente accessibili i beni importati. In quegli anni tutti ricevevano senza troppi problemi quel che desideravano. Il Venezuela aveva tutte le caratteristiche tipiche di uno Stato redditiero, in inglese Rentier State, dove maggiori erano le entrate del petrolio, minori erano gli stimoli a voler migliorare l'industria nazionale. Where is Daddy, Mommy? We're here in the United States. And Daddy is down here in Venezuela. But by now he's down here where the Lake Maracaibo oil fields are.
In Venezuela la vita cambiò in un giorno esatto, il 31 luglio 1914, quando dalla terra cominciò a emergere del liquido scuro e viscoso, ad un ritmo di più di 250 barili al giorno. A fare un buco nel giacimento di Maracaibo fu la Caribbean Oil Company, un ramo della Shell. All'epoca il Venezuela era una nazione senza un minimo indice di sviluppo umano e con una popolazione di 2 milioni di abitanti interamente dedicata all'agricoltura. L'unica legge era la parola del presidente Juan Vicente Gómez. Per Gómez il petrolio fu una manna dal cielo. La produzione annuale esplose negli anni 20, passando da poco più di un milione di barili a oltre 137 milioni, rendendo il Venezuela secondo solo agli Stati Uniti. Tramite le concessioni del greggio a tutte le compagnie occidentali precipitatesi in Venezuela, al momento della sua morte, nel 1935, Gómez era diventato uno degli uomini più ricchi dell'intera America Latina. Fu anche grazie o a causa di Gómez che il Venezuela vide sorgere la lenta ma costante ascesa dell'esercito, mantenuto con i proventi del petrolio. Oggi è merito della benevolenza dell'esercito se Maduro, per esempio, non teme i rivali. Quando Gómez morì, le entrate del petrolio rappresentavano 2/3 del reddito nazionale e più del 90% dell'esportazione del paese. In pratica il Venezuela si era messo in una posizione perfetta per finire bersaglio di un fenomeno molto singolare, il male olandese o Dutch disease. Il petrolio comunque, per osmosi, trasformò la vita dei venezuelani fino a raggiungere livelli inimmaginabili nell'arco di soli 20 anni. Nel 1952, quando il generale Marcos Pérez Jiménez ottenne il potere con un colpo di Stato, ponendo fine all'esperimento democratico del triennio Adeco, il Venezuela sembrava già un altro paese. A simboleggiare il nuovo periodo di splendore fu la prima autostrada nazionale voluta da Jiménez per collegare la capitale Caracas alla città costiera di La Guaira. La fortuna del Venezuela fu quella di aver trovato l'idrocarburo giusto al momento giusto. La domanda mondiale di petrolio era infatti salita alle stelle nel periodo del boom economico postbellico. Al resto ci pensò il Medio Oriente, che spinse i prezzi del petrolio a livelli record. La nazionalizzazione dell'industria petrolifera da parte dell'Iran nel 51, il rovesciamento di Mohammad Mossadegh 2 anni dopo, così come la chiusura del canale di Suez da parte del presidente egiziano Nasser, attirarono i petrodollari in Venezuela. Negli anni in cui Jiménez fu in carica, fino al 57, nessun altro paese fece meglio del Venezuela in quanto ad accumulazione di capitali stranieri, una cosa persino superiore alla Germania Ovest, che all'epoca aveva beneficiato dei finanziamenti del piano Marshall. Durante il regime di Jiménez, gli investimenti stranieri in Venezuela triplicarono. Le aziende erano libere di investire, guadagnare, rimpatriare il denaro senza ostacoli di alcun tipo. La regola d'oro era: fai pure affari in Venezuela, ma non mettere il bastone tra le ruote a un governo oppressivo come quello di Jiménez. Con i petrodollari, il costo della vita in Venezuela raggiunse così livelli elevatissimi. Un americano che negli anni 50 guadagnava $1,000 al mese, ad oggi circa $9,000, riusciva a malapena ad arrivare a fine mese. Le ambizioni di Jiménez non solo spinsero a un cambio di nome della nazione, passando da Stati Uniti del Venezuela a Repubblica del Venezuela, ma favorirono anche la creazione di aziende statali nell'industria mineraria, dell'acciaio e della petrolchimica, come anche di scuole, ospedali e case per gli strati sociali più indigenti. Tutto doveva sembrare moderno, imponente ed elegante per impressionare i visitatori stranieri. A Caracas grattacieli, hotel di lusso e ville spuntavano come funghi, mentre il tasso di crescita finì per toccare in media il più 5% annuo. Il PIL pro capite venezuelano fu così per molti anni uno dei più elevati del Sud America e il Bolivar la valuta più forte, più stabile nell'area. A riprova di ciò, molti esuli europei, che nel secondo dopoguerra erano emigrati oltreoceano in Venezuela, trovarono un paese con un mercato interno in espansione e con un'agricoltura sempre più moderna. L'arrivo di immigrati dall'Europa, specialmente dalla penisola iberica, negli anni del franchismo e anche dall'Italia, servì a riempire il vuoto demografico che si era andato a creare nelle campagne, che erano state abbandonate dai venezuelani che scelsero in sostanza di dedicarsi invece all'estrazione del petrolio. Nelle stesse baraccopoli del Venezuela, quegli anni furono a dir poco paradossali. Per chi era indigente non era certo una strana priorità spendere tutti i soldi che aveva in beni di largo consumo come condizionatori, vestiti di marca e televisioni via cavo. Ma quello che facevano i poveri venezuelani lo facevano anche i ricchi, cioè in pochi sceglievano la via del risparmio. La strada battuta era sempre quella di indebitarsi. Tutto pur di acquistare. Quanto a Jiménez, il suo vero problema fu la repressione. Le prigioni erano piene di oppositori politici, i movimenti operai e studenteschi erano stati tutti chiusi, i militari finirono nel mirino delle critiche popolari. La perdita di prestigio per i militari significò solo una cosa:
togliere di mezzo Jiménez. Tanto morto un papa, per loro se ne faceva benissimo un altro. Non ci fu bisogno né di armi né di spargimenti di sangue. Bastò soltanto una chiacchierata poco amichevole, a porte chiuse, con i militari. Nel gennaio del 58, Jiménez e famiglia fecero i bagagli e alle 3 del mattino si imbarcarono su un aereo diretto nella Repubblica Dominicana. La partenza fu talmente affrettata che all'imbarco Jiménez lasciò dietro una valigia con 2 milioni di dollari in contanti. A quel punto la problematica principale per una nazione abituata a uomini forti, a militari, a colpi di stato ricorrenti, rimase il problema di come garantirsi la stabilità politica. La risposta arrivò sotto forma di un patto, noto come Pacto de Punto Fijo, un accordo tra i 3 principali partiti venezuelani, i socialdemocratici, i cristiano-democratici e l'URD, il partito di centrosinistra. L'accordo portò all'elezione di Romulo Betancourt, il quale, a sua volta, delegò il diplomatico Juan Pablo Pérez Alfonso per gestire il prezioso petrolio nazionale. Pérez Alfonso definì più avanti negli anni il petrolio come l'escremento del diavolo. Pérez sapeva benissimo quanto le ricchezze petrolifere mal gestite potessero essere nocive per una nazione, ma sapeva anche che i venezuelani, e non le compagnie petrolifere straniere, dovessero gestire il petrolio e avere l'ultima parola su come la loro industria dovesse essere gestita. Queste considerazioni non erano state lasciate al caso. A quel tempo, le 7 sorelle, le compagnie petrolifere più potenti al mondo, dominavano infatti più dell'80% delle riserve mondiali di greggio. Vi ricordo il video su Mattei che ho fatto per capire meglio chi fossero effettivamente le 7 sorelle. A peggiorare le cose ci si misero poi gli Stati Uniti, che decisero di limitare le importazioni di petrolio dal Venezuela, favorendo invece il greggio canadese e quello messicano. Pérez Alfonso propose quindi all'Arabia Saudita, al Kuwait, all'Iran e all'Iraq l'idea di stipulare un accordo privato, un cartello, per salvaguardare i prezzi del petrolio e stroncare le ingerenze statunitensi e occidentali attraverso la creazione di compagnie petrolifere statali. Venne così creato nel 1960 il cartello dell'OPEC. Grazie a questa mossa, per tutti gli anni 60 e 70, il paese si guadagnò la nomea di Venezuela Saudita. Dalla vicina Colombia, masse di cittadini affluivano verso i confini del Venezuela nella speranza di farsi una nuova vita e di trovare fortuna. Ad oggi la cosa è all'opposto. Una diaspora di milioni di venezuelani scappa oggi dal Venezuela per dirigersi in Colombia ed Ecuador. Secondo i dati del Center for Strategic International Studies, sarebbero più di 4.000 persone al giorno. Nel frattempo Caracas era comunque diventata una destinazione talmente alla moda da spingere Air France ad aprire una tratta rapida da e verso Parigi con il famoso jet supersonico Concorde nel 1976. Nel frattempo la gente continuava in massa a emigrare dalle fattorie alle città, lasciando indietro la produzione agricola a fronte di una maggiore domanda nazionale. Il governo fu così costretto a importare prodotti di base come grano, mais, riso, prodotti che insomma fino a poco prima produceva a livello nazionale. Con un settore agricolo disgregato, l'economia venezuelana non era abbastanza diversificata e forte da dare occupazione alla maggior parte delle persone. Questo generò un aumento della spesa sociale che il governo fornì attraverso sovvenzioni, buste paga e posti di lavoro nella pubblica amministrazione a tutti quei venezuelani che avevano medio e basso reddito. I vari partiti socialdemocratici che si succedettero da Betancourt fino a Chavez nel 98 ragionarono quasi tutti allo stesso modo con la stessa frase, cioè il Venezuela può benissimo permettersi di sopravvivere senza tassare i suoi cittadini. Il petrolio eliminava le responsabilità politiche e con esso i governanti venezuelani si acquistavano il sostegno degli elettori, come al contempo gli elettori si aspettavano i sussidi nazionali per avere di che vivere. Pérez raddoppiò il libro paga dello Stato a più di 300.000 dipendenti in 5 anni, approvando in aggiunta una legge che vietava il licenziamento ingiustificato da parte di tutte quelle aziende che, incapaci di sostenerne i costi, non avevano altre opzioni se non che quella di ridurre il personale. Fu così che la scelta più logica per chi voleva fare impresa in Venezuela era dipendere dai sussidi, dai prestiti governativi, senza correre il rischio di ampliarsi troppo a livello di produzione personale. Repubblica delle banane. Questo fu, ad esempio, il termine che il New York Times avrebbe utilizzato per definire il Venezuela. Con la costituzione della compagnia petrolifera statale, la PDVSA, il governo si mosse infine a nazionalizzare il settore petrolifero, ponendo fine nell'83 a gran parte delle concessioni alle società straniere. Al volgere di quell'anno il Venezuela prese finalmente possesso della sua gallina dalle uova d'oro. Tuttavia il destino, proprio in concomitanza con un evento così importante, cominciò ironicamente
gente a presentare il conto. In tutti gli anni 80 e fino al 1988 un eccesso di petrolio a livello globale causò una contrattura nella domanda di greggio, tagliando il prezzo del petrolio venezuelano da 35 a 14 dollari al barile. Essendo abituati a governi generosi, i venezuelani continuarono comunque a spendere anche di fronte alla diminuzione degli stipendi. La crisi ricadde sul presidente Luis Herrera Campins, un ex giornalista che successivamente sarebbe stato ricordato per aver svuotato le casse della compagnia petrolifera statale, sottraendovi quasi 6 miliardi di dollari. Davanti al minore afflusso di denaro nel paese e alla fuga di capitali stranieri, Campins cercò di tamponare maldestramente il disastro nel cosiddetto venerdì nero del 1983, per l'esattezza il 18 febbraio, quando venne imposto la svalutazione del 75% del potere di acquisto del Bolivar. Quello stesso giorno, chi tra i venezuelani possedeva qualche risparmio corse immediatamente a cambiare il Bolivar con una qualsiasi valuta forte, dollaro o meno che fosse. Ma le restrizioni sulla circolazione del denaro imposte da Campins ostacolarono i tentativi di far fuggire i capitali all'estero. Una sensazione di insicurezza si diffuse così in tutta quanta la popolazione, dando forma a un'atmosfera di violenza sempre più opprimente, ben distinta dall'area di tranquillità e benessere che aveva dominato negli ultimi 30-40 anni il paese. In breve, il Venezuela si ritrovò senza risorse per pagarsi le importazioni di cibo. Recibo una Venezuela ipotecada. Un problema enorme in un paese dove poco si produceva e molto si consumava. Perché allevare mucche quando si potevano importare migliori tagli di carne dall'Argentina o dal Brasile? Perché fabbricare oggetti in legno, in ferro, in acciaio quando li si potevano benissimo comprare a prezzo buono dall'Europa? Per anni i venezuelani fecero l'errore di credere che per essere imprenditori bastasse importare beni e rivenderli in madrepatria con un maggiore sovrapprezzo. I venezuelani del secolo scorso si erano assuefatti all'idea di vivere in una nazione ricca, che grazie al petrolio tutto doveva e tutto poteva dar loro. I cittadini di Caracas erano abituati a fare shopping prendendo un aereo e andando a farsi le vacanze a Miami, così per fare acquisti in grande stile. E sta barato, dame dos, è economico, dammene due. Questa era la frase che più li contraddistingueva. Eppure nel 1989 pane, carta igienica, zucchero, latte, farina, tutti i prodotti di prima necessità cominciarono gradualmente a scomparire dagli scaffali dei supermercati per ricomparire quasi per magia nel mercato nero. Alla fine dell'88 la Venezuela Saudita era così indebitata che il governo si vide costretto a usare quasi 40 centesimi di ogni dollaro ottenuto dalle vendite del petrolio per potersi onorare i debiti. Fu chiaro che il Venezuela non potesse più permettersi di sovvenzionare alcun tipo di sussidio. Empezamos a aplicar los correctivos en los precios de los productos nacionales. Un compromiso que tenemos ante el país, que no ante el Fondo Monetario Internacional. Il governo, stavolta non più Campins, ma nuovamente Pérez, tagliò la spesa pubblica, una manovra che in tempi più recenti avremmo chiamato lacrime e sangue. Il tirare la corda accese inevitabilmente le proteste di migliaia di cittadini in tutto quanto il paese. Quando nel febbraio del 1989 il governo Pérez annunciò l'aumento del prezzo della benzina, l'intera città di Caracas scese in piazza in una serie di rivolte e dimostrazioni di massa generando caos e distruzione. Quell'evento sarebbe passato alla storia come Caracaso e fu lo spartiacque, l'inizio della parabola discendente venezuelana. A quell'evento Pérez rispose con la sospensione di diritti civili e l'imposizione della legge marziale. Per i venezuelani Pérez divenne così il simbolo della corruzione del governo, e in parte avevano anche ragione. Cioè, vendere dollari a tassi preferenziali aveva incentivato, e anche molto, i funzionari statali a ruberie di vario tipo. Quanto a Pérez possiamo tranquillamente dire che la mela non cade mai lontano dall'albero. Nel 1993 Pérez fu accusato e giudicato colpevole di aver sottratto 17 milioni di dollari dai fondi statali. La sua condanna legittimò 6 anni più tardi l'ascesa di Hugo Chavez, che già nel 1993, all'epoca ancora uno sconosciuto paracadutista dell'esercito, aveva tentato senza successo un colpo di stato contro Pérez. Il fallito putsch non fu comunque un problema per Chavez. Ai venezuelani non importava più di tanto che ancora una volta fossero i militari a dettare i tempi di un governo. Ai venezuelani importava il benessere derivante dal petrolio. Juro per mio pueblo e juro per mia patria che non darò descanso a mio braccio, né riposo a mia alma, in la costruzione di un nuovo sistema politico, di un nuovo sistema sociale, di un nuovo sistema economico. Juro per Cristo, il più grande socialista della storia. Patria,
socialismo o muerte, lo juro. E così Chavez si fece strada costruendosi la nomea di uomo che si poneva in aperta opposizione a un sistema di partito corrotto e morente. Ma Chavez, ragazzi miei, è un altro grande capitolo della storia venezuelana. Ne parleremo forse in futuro in una seconda parte. Io, come al solito, invece, adesso, in questo momento, vi ringrazio enormemente per avermi tenuto compagnia fino alla fine. Ci sentiamo presto in un prossimo video. Per Aspera, ad Astra.